Signori, buongiorno e benvenuti sul canale di Travel with Doug. Oggi andiamo a effettuare le prime modifiche alla MultiV4 e andiamo a effettuare delle modifiche un po' che riguardano la parte sicurezza. Bene, dopo il viaggio in Trentino che abbiamo fatto, diciamo che la caduta di Jacopo mi ha fatto un pochino preoccupare e quindi ho deciso di prendere alcuni componenti a livello sicurezza. Ora andiamo a vedere il tutto. Come sempre ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video e fatemi sapere cosa ne pensate di queste modifiche. Bene, apriamo il primo pacco che arriva da CNC Racing, in cui all'interno troviamo i tamponi laterali della forcella anteriore e posteriore. Abbiamo poi la griglia protezione del liquido e del radiatore che andremo a montare, preso da uno dei ragazzi del gruppo Facebook del Multistrada V4. Poi para coppa di Ducati Performance che ho trovato usato da un ragazzo sul gruppo sempre di Multistrada V4, e abbiamo anche il parafreno posteriore che andremo poi a montare. Infine il pacco più grosso, che è quello che ho dovuto aspettare un po' di più, ovvero paramotore laterale GV che andremo a montare e su cui faremo un video specifico che troverete qua sul canale. Ora andiamo a montare il tutto. Ok, andiamo a montare la parte più semplice, ovvero i tamponi laterali. Ok ragazzi, per montarli è molto semplice, guardate, si prende i due pomelli, il pomellino, si chiude e si comincia a fissare il primo. Adesso noi taglieremo qualche taglio per fare dentro tutto. Ok, andiamo a inserire quello posteriore, molto semplice, si fissa qua. Adesso andiamo a vitare dall'altra parte. Ok, dopo aver fatto combaciare lo andiamo a chiudere. E andiamo a tirarlo dall'altra parte e il gioco è fatto. Ok, andiamo a montare ora il tampone anteriore. Anche in questo caso non fissatelo tutto subito, ma aspettate perché poi andrà tirato successivamente. Fissate con una brugola la parte di là e con l'altra chiudete. Ok, andiamo a smontare il paracoppa originale. Andiamo a smontare l'ultimo pezzo. Opla. Mi raccomando ragazzi, serve una brugola lunga perché altrimenti non riuscite ad arrivarci, perché qui è troppo, le alette bloccano tutto. Ok, andiamo a smontare l'ultimo pezzo e poi tiriamo via il tutto. Mi raccomando, quando cambiate questo sostituite le guarnizioni che vanno tolte dall'originale e inserite su questo. Adesso dobbiamo agganciare qui gli scarichi e poi riattacchiamo il tutto. Thank you.
c'è un cacciavite, qualcosa per spingere. Andiamo ora a smontare i fianchetti laterali e andremo a installare le barre para radiatore e para liquidi. Molto semplice, servono una Torx per smontare questo, per smontare le due qua, e una brugola per smontare quello che è qua sotto. Voilà. Ok, tira su. Prima griglia montata, ora tagliamo le fascette e la sistemiamo. Piccolo cambio outfit perché ragazzi il 2 luglio fa un caldo pazzesco, non fate questi lavori a luglio, fateli a maggio, fateli a ottobre, non fateli a luglio perché siete dei pazzi. Ora, dopo aver cambiato il paracoppa sotto mettendo quella versione enduro e avendo messo le griglie di protezione ai radiatori, andiamo a montare il proteggi freno posteriori e andiamo a montarlo. Bene, abbiamo montato anche la protezione per il freno posteriore e ora andiamo a montare il paramotore. Mi raccomando ragazzi, per questo troverete un video dedicato, ora vi faremo vedere qualche piccola clip molto veloce, ma poi verremo a spiegarvi tutto in dettaglio nel video che uscirà apposta sul montaggio del paramotore. Andiamo alle clip! Dopo aver montato paramotore, griglie protezione, paracoppa performance da enduro e tamponi laterali, finalmente abbiamo finito. È costato un po' di fatica, un po' di sudore,
Mi raccomando, non fatelo a inizio luglio questo lavoro, ma se dovete farli fateli sempre a ottobre-novembre o prima che inizi la stagione, così magari non morite di caldo come ho fatto io. Detto ciò, come sempre ragazzi, se vi è piaciuto il video spero mettiate un bel like e come sempre se vi piacciono questi contenuti e se volete supportare il canale iscrivetevi, che ricordo che è sempre gratuito. Ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Travel with Doug, ciao!